Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000, una puntata dedicata quest'oggi al mondo del volontariato, all'impegno sociale e quanto le tante realtà del nostro territorio possono fare per dare un aiuto alle persone che possono trovarsi in una situazione di sofferenza. Ne parliamo raccontando in particolar modo da vicino l'esperienza dell'AISM di Belluno, l'associazione italiana che si occupa proprio di sclerosi multipla e quindi l'associazione, la sezione bellunese che si occupa di questa realtà, una delle malattie neurologiche più gravi ma anche più comuni. Ne parliamo con gli ospiti che sono venuti a trovarci. Saluto il presidente Marco Moglia, ben trovato presidente. Un saluto anch'io. Grazie. Accompagnato da Gloria Pocchiesa, che è una volontaria AISM Belluno e che ci porterà la sua preziosa testimonianza. Ben trovata. Grazie mille. Grazie a voi per essere qui. Comincerei con il presidente. Io ho fatto solo una breve introduzione. Ovviamente, presidente, non siamo medici, quindi non possiamo addentrarci nell'ambito troppo specifico, però abbiamo ovviamente avete sotto gli occhi quella che è la realtà della sclerosi multipla. Quindi come possiamo rappresentare questa malattia? Dunque, la sclerosi multipla è una malattia neurologica che prende quasi sempre le donne, persone giovani, dai 25 ai 40 anni. È una malattia strana, perché il suo manifestarsi nella sua patologia è complesso. Non tutti hanno gli stessi sintomi e, ancora peggio, non tutti accettano le stesse medicine. Fortunatamente attualmente la prevenzione è, grazie alla ricerca, è assolutamente avanzata ed è meritevole di un'assoluta contentezza. Un po' meno purtroppo lo è la farmacologia, perché non ci sono, come dicevo prima, le medicine corrette per il tempo di vita delle persone. Noi abbiamo molte persone anziane che hanno la malattia da tanti anni e quindi i dolori, la vecchiaia e tutto un insieme di malattie che si uniscono alla sclerosi multipla fanno un quadro patologico un po' particolare. Che cosa fa AISM Belluno, quindi? Allora, AISM Belluno innanzitutto da 25 anni è sul territorio e innanzitutto ha sempre avuto la necessità di dare un supporto alle persone con sclerosi multipla, che negli anni sono in costante aumento. E l'associazione in sé e per sé vive un po' il momento, crisi di volontari, i fondi, i problemi con le istituzioni, vive il territorio nella maniera corretta, anche perché entra a contatto con le persone disabili, malate di sclerosi multipla e non solo, e si rende conto di quanto sia pericolosa e paurosa la situazione che si va a manifestare, ma tanto perché la vecchiaia e la paura di rimanere soli e la paura di non essere aiutati crea in queste persone che hanno appunto una debolezza neurologica ancor più preoccupazioni di quelle che in realtà si dovrebbero avere. AISM cerca innanzitutto di monitorare il territorio per cercare di dare supporto, aiuto e collaborazione alle istituzioni, perché noi non siamo assolutamente in grado di dare supporti sanitari, ma solo supporti sociali, e siamo un cantiere aperto nell'ascoltare le esigenze, le proposte e le richieste che le persone con sclerosi multipla hanno, di tutte le età. Ecco, molto bella anche questa metafora del cantiere aperto, quindi dell'idea dell'unione, dell'incontro, del confronto. Di recente, Presidente, c'è stata un'iniziativa che vi ha visto protagonisti anche con tanti volontari attivi in provincia di Belluno, mi riferisco alla Mela di AISM. Sì, questa è una delle manifestazioni nazionali che AISM fa per la raccolta fondi, oltre che alla Gardenia che facciamo in primavera e oltre ai panettoni che facciamo d'inverno e alle piante
aromatiche. È una raccolta a fondi che ha sempre trovato la provincia di Belluno consapevole e in chiara risposta alle nostre esigenze. Serve per dare i contributi alla FISMA, la Federazione Italiana Sclerosi Multipla, dove c'è il programma di ricerca, che è uno dei più importanti a livello nazionale e anche internazionale, perché la malattia merita questo interessamento e i risultati si vedono specialmente per le persone giovani. Ecco, grazie anche all'aiuto di Simone che ci segue in regia, stiamo vedendo le immagini della mela di AISM, l'edizione che quest'anno è andata in scena l'1, il 2 e il 4 ottobre con alcuni dei volontari bellunesi che in sinergia con i rappresentanti di altre associazioni, perché poi c'è questo aiuto reciproco con le altre associazioni, hanno dato come sempre il loro contributo, il loro supporto. Abbiamo qui in studio con noi Gloria Pocchiesa, volontaria di AISM Belluno, che ci racconta, che ci offre quella che è la sua preziosa testimonianza, perché Gloria, se non sbaglio, lei vive in prima persona questa realtà della sclerosi multipla, ha deciso di raccontarla, di condividerla anche a noi. Esattamente, grazie per la parola. Io ho la sclerosi multipla da 6 anni. Sono qui oggi perché abbiamo messo in campo un progetto, io e la mia compagna di viaggio Sara, un progetto importante secondo noi, perché vorremmo sensibilizzare le persone, chiunque, e arrivare a alle persone con sclerosi multipla, perché sentiamo che c'è intorno a noi tantissima solitudine. Abbiamo una necessità urgente di un riferimento medico in provincia di Belluno, che non abbiamo costantemente. Abbiamo bisogno di una persona che sappia prendere in mano una situazione in emergenza, una persona empatica, che sappia ascoltarci, che sappia condividere e seguirci costantemente, perché la nostra patologia è una patologia cronica, quindi per noi sarà per tutta la vita così, e abbiamo costantemente bisogno, ripeto, di una costanza. In provincia siamo 500 persone con la patologia e questa iniziativa che abbiamo pensato di mettere in moto prevede di raggiungere tutti i malati di sclerosi multipla e creando dei piccoli gruppi per fare in modo che chiunque si possa sentire libero di condividere, raccontare e chiunque possa sapere di essere ascoltato senza giudizi, pregiudizi. Tranquillamente, liberamente. Questo progetto, a mio parere, sarebbe interessante anche per le persone che ci seguono, che sono intorno a noi, familiari, compagni, amici, che hanno piacere di condividere con noi o che condividono comunque tutti i giorni la nostra patologia, perché non è facile. Spesso è invisibile, come all'apparenza in me, però purtroppo c'è. E tutti i giorni ci dobbiamo alzare e ci alziamo sapendo che dobbiamo lottare con quei sintomi che abbiamo e con la realtà che purtroppo ci viene soggettiva, diciamo, ecco, perché non abbiamo, nessuno di noi reagisce nella maniera, come diceva Marco, identica all'altro. Quindi per me è stato un percorso impegnativo. Ad oggi seguo una vita apparentemente normale, sono riuscita a riconquistare i miei spazi, faccio il mio lavoro, faccio la cameriera, grazie a chi mi ha dato la possibilità di rimparare a fare il mio lavoro, perché non lo potevo più fare, ho rimparato a guidare e ho ricominciato a ballare, che io faccio sempre questo esempio perché è praticamente la mia, non so la mia persona è nata così e ha avuto uno stop nel 2016 per 3 anni
Ho dovuto avere pazienza per ricapire come fare tutto quello che sto facendo attualmente, ecco. Però si può fare tanto. Con un briciolo di coraggio e un po' di energia che non guasta, perché la terapia sì, a disposizione ci aiuta a bloccarla quasi sempre, non sempre, quasi sempre. Però se ci mettiamo anche un po' del nostro, la giornata diventa più piacevole e possiamo scoprire che veramente non è finita qui, c'è tanto altro che si può fare. Certo, assolutamente Gloria, la sua è una testimonianza preziosa, un esempio di grande forza, di grande determinazione, di speranza, di coraggio e io la ringrazio davvero ancora per essere qui con noi e condividere questo e avremo sicuramente modo ancora di tornare a parlare di queste cose per infondere un po' di quello che è il suo coraggio, la sua determinazione anche ad altre persone che magari si possono trovare in un momento di difficoltà. Lei è volontaria di AISM anche e che cosa rappresenta comunque per lei far parte di questa che poi immagino diventi un po' una seconda famiglia, se vogliamo? Esattamente, avrei detto la stessa cosa. È importantissimo per noi avere un punto di riferimento, dove sentirci accolti, ascoltati e accompagnati, ecco, accompagnati. Insieme siamo più forti e questo lo dirò per tutta la vita, perché fa la differenza parlare intanto tra di noi, che sappiamo cosa viviamo giornalmente e avere qualcuno che ci sostiene, insomma, è fondamentale. Ecco, ritorniamo dal presidente, quindi Moglia. Che cosa, quali sono i servizi, diciamo, che l'associazione offre ai suoi associati? Allora, non ultimo, proprio di pochi giorni fa abbiamo finalmente stipulato il contratto con lo psicologo, dottor Zampieri, che oltre che operare in sezione a Belluno, a Ponte, è in grado di andare sul territorio e addirittura a domicilio. Ponte nelle Alpi è la vostra È la sede. nostra sede in via Roma. E perché abbiamo cercato di ampliare il territorio? Perché il territorio nella sua atipicità è molto vasto e quindi una persona che soffre di sclerosi multipla soffre di stanchezza e di poca voglia di fare le cose, in molti casi. Quindi costringere una persona con sclerosi multipla del comelico come Gloria a venire a Ponte nelle Alpi per fare i 40 minuti di incontro con lo psicologo, secondo noi non serve a nulla, perché la togliamo intanto dal suo territorio, dal suo tessuto e dalle sue sicurezze, che è fondamentale. E poi la costringiamo a fare fatiche e sforzi che non servono a niente. Quindi abbiamo pensato di trovare un medico giovane, preparato, diciamo carismatico perché è così, che possa andare sul territorio, andare con le persone ed essere di aiuto ai familiari ed essere di aiuto alle persone. E poi c'è un'altra attività interessante, Presidente, quella che riguarda il supporto all'esercizio L'AFA, fisico. esatto. Uno dei problemi grandissimi che abbiamo in provincia, e mi sembra anche un po' dalle altre parti, è la riabilitazione, che fa parte al 50% della cura della malattia, perché la riabilitazione in sé è l'aiuto fondamentale per fare in modo che le persone con sclerosi multipla abbiano le loro resistenze in atto, nel senso non possono lasciar perdere le loro capacità. Purtroppo per vari motivi che conosciamo tutti, ma che non c'è questa grande possibilità di riabilitazione. Quindi noi non diamo un palliativo, perché diamo solamente un aiuto nel fare in modo che dei laureati in scienze motorie, che hanno fatto il corso a AISME, possano fare ginnastica a queste persone per mantenerle in forma quanto possibile, e anche in questo caso stiamo facendo la progettualità di andare sul territorio, perché oltre che a Ponte,
C'è la possibilità di andare anche sul territorio. Ecco, Presidente, purtroppo la devo fermare perché il nostro tempo si è concluso, però invitiamo ovviamente anche i nostri telespettatori a prendere visione del sito internet dell'associazione della sezione AISM di Belluno, dove ci sono tutti i riferimenti, tutti i contatti anche per capire quanto viene offerto, quanto viene fatto per le persone che possono appunto avere questo prezioso aiuto. Io ringrazio ancora il Presidente Marco Moglia grazie e a voi. Ringrazio Gloria Pocchiesa per la sua testimonianza. Grazie, grazie ancora, ci ritroveremo presto per continuare a ragionare con voi su queste tante attività. Grazie. Grazie. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.